Buongiorno, bentornati o benvenuti in un nuovo Vlogmas. Come sempre vi accolgo con questa faccia poco affabile. Oggi è il giorno 10. Sì, ho controllato, è il giorno 10. Là c'è Gwendy che stavolta non dorme sotto le coperte, ma sul cuscino. Addirittura c'è stata un'evoluzione. E oggi mi sono svegliata presto. Presto intendo alle 7:30, perché dovevo finire di montare delle clip di un video, che voi vedrete però molto più tardi di questo. E adesso voglio andare in palestra. Diciamo che era un po' tutto calcolato, visto che alle 10 ho la lezione e adesso sono precisamente le 9:12. Ci vado stamattina perché oggi pomeriggio vorrei stare tranquilla, senza nulla da fare e andare al cinema, perché è già un po' di tempo che volevo andare a vedere Robin Hood. Solo che, strano ma vero, nonostante non faccia nulla di eccezionalmente strano nei miei giorni, non trovo il tempo di andarci. Quindi appunto vado in palestra un pochino prima, così inizio a fare le mie cose da pirula eccetera, mi riscaldo e poi faccio questi 50 minuti di lezione, sempre il mio famoso full body, non vi sbagliate. Sto tornando verso il parcheggio. Oggi sono distrutta perché ho fatto la lezione con un ragazzo, un signore che non avevo mai provato, tra virgolette, e vi giuro, mi ha uccisa. Quindi adesso tornerò alla mia macchinina e mi riprenderò un attimo. Perché poi fa tutto di corsa. Sto andando in posta per rendere questo pacchetto di ASOS. Non vi ricordate l'ordine di qualche giorno fa? C'è un sacco di sole, fa caldo pure oggi. Sono andata via perché, raga, cioè il mio è il numero 117 e lì stavano a 60. Ho detto, anche no, non è giornata. Ragazzi, il mio pranzo di oggi è più un mezzo brunch. Mi sono fatto un'ovetta, due fettine di pane, questo qui è il mio preferito, cereali e soia, e mezzo avocado. Poi ci spalmerò un po' di Philadelphia sul pane e mi costruirò un pochino una sorta di avocado toast. Qui c'è Gwenny che vuole sempre qualcosa. Sto mangiando prestino rispetto al solito, così dopo faccio tutto quello che devo fare. Ragazzi, sono stata letteralmente a piangere, cioè a piangere fino ad adesso, complici Kleenex, per vedere i vlogmas di Guglielmo, Scilla, Wilwush. Come lo conosciate? Cioè, ragazzi, quest'anno io non vivo senza i suoi vlogmas. Ho visto il vlogmas, quello la cena delle cene. Praticamente sembrano le cene nella mia famiglia, quando li facciamo noi tutti insieme, cugini, zie, chi più ne ha più ne metta. Cioè, uguale identico, quindi mi sono scompisciata il doppio. E detto ciò, si sono fatte le 3 per finire di editare tutto. Vi avevo detto che volevo andare al cinema. Solo che l'unico spettacolo di oggi di Robin Hood c'era, mi pare, verso le 3 e 40, una roba simile. Sì, esatto, cioè le 3:45, sono quasi le 3, più o meno penso che andrò per le 3:20. Oggi è lunedì, chi cavolo ci va al cinema? Giusto io. Non vado a vedere altri film che hanno spettacoli più tardi perché stasera c'è la finale del GF, nonostante quest'anno non mi sia piaciuto proprio per niente, rispetto agli altri poi lo zero dello zero, voglio comunque vedermelo perché ho visto da prima, vediamo anche la finale. Intanto, prima che vado, apriamo la casellina di oggi, che tra l'altro sono riuscita a non spoilerare. Quindi fantastico. Quindi abbiamo quella del numero 10, che è un prodottino labbra che mi piace assai, ma io ce l'ho tipo tutte le full size, ed è una Sleep Tease nel colore Poppin, molto bello tra l'altro come punto di nude, quindi anche questo andrà per il giveaway. Arrivata al cinema, non c'è nessuno, ci siamo io e due signori là praticamente. Basta. Ho preso il mio bigliettino per Robin Hood, appunto. Non vedo l'ora di vederlo perché sono molto curiosa. E tra l'altro sono stata bravissima perché oggi non ho preso nulla, 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 nulla. Mi sono portata una banana nello zainetto perché ho cambiato, ho messo lo zainetto. Quindi adesso aspetto un attimino che inizia perché sono arrivata un pochino troppo presto. Nel mentre, sapete che domanda volevo farvi? Perché io porto le stesse scarpe di palestra per far ginnastica da un bel po' di anni ormai e sento come se la suola si fosse consumata, cioè la sento molto sottile. Quindi io volevo chiedervi un buon paio di scarpe per appunto fare palestra, ginnastica, esercizi e bla bla bla. Che però non sia appunto troppo piatta perché mi dà fastidio. Quindi qua sotto scrivetemi un po' di modelli, così me le vado a cercare, le vado a provare, sento un pochino. Fatemi sognare. Come si prospettava, Ti è mai sono capitato di da sola perdere in le sala, chiavi del spero tuo mi auto? sentiate, cioè non Da c'è oggi abbiamo la soluzione nessuno. per te. Chiama No, ho Ascolto il messo anche il soccorso flash, spero stradale. mi È vediate, capito. forse è Previeni, peggio. Quindi guidati, adesso guardiamo il sei al film e poi vi sicuro, faccio sei sapere la sicuro. mia perché mi avete detto che è molto carino. Allora, c'è il momento pausa. Sono sempre da sola comunque.
È una cosa fighissima. Sto sperimentando tutte le posizioni possibili su queste poltrone del cinema. No? Devo dirvi che finora mi sta alquanto piacendo, cioè non è per niente noioso. L'unica cosa che all'inizio non capivo è perché si è ambientato nel Medioevo, periodo crociate, eccetera. I vestiti non sono degni di quell'epoca, che secondo me è una delle cose che più contraddistingue quel periodo a livello proprio visivo, cioè riconosci subito, no? Poi ho pensato, forse hanno voluto fare apposta una sorta di rivisitazione in una chiave un po' più moderna, quindi riprendendo magari le sagome, gli stili, ma in modo diverso. Tipo ad esempio lei, Marian. Altra cosa bella che mi piace è che hanno mantenuto i nomi originali, quindi c'è frate Tuck, John che non è Little John ma è comunque John, Robin bla bla bla, e c'è pure Marian. In alcune scene c'ha addirittura il giacchetto di pelle, pazzesca, un po' rock and roll. Quindi sì, quella è l'unica cosa che non capivo finora. Poi appunto adesso c'è pausa e riprenderà e penso che entrerà un po' più nel vivo, anche se devo dire che comincia abbastanza presto l'azione. Lui è il protagonista, ditemi se non vi ricordo troppo Pita di Hunger Games. È uguale. Rieccomi in macchina per la recensione finale di questo film. Allora, devo dire che mi è piaciuto un sacco, forse più la prima parte che la seconda. Strano ma vero, perché poi è nella seconda che si sviluppa tutto quanto. Però a me piace più, tipo, non so se succede anche a voi, capire il meccanismo di un film, la storia e tutto, più che vederne lo sviluppo. Una cosa strana. Da 1 a 10 un 7 meno. Adesso parte spoiler. Gli attori mi sono piaciuti tutti. Mi piace che ultimamente in tutti i film che sto vedendo c'è il protagonista che è un belloccio, che però comunque questo sapeva recitare anche molto bene, però bellissimo ragazzo. La cosa sconvolgente, che però io avevo già mezzo intuito, vi spiego anche il perché, ci hanno messo comunque un attore conosciuto che è Jamie Dornan, che ha fatto Mr. Grey in 50 sfumature, e praticamente in tutto il film l'hanno fatto recitare poco e niente, cioè avrà avuto in tutto meno di 5 battute. E al che mi sono detta, ok, adesso o qui ci mettono un super finale, tipo che lui si scopre che è un'altra persona, oppure c'è un super continuo. E pensate un po', lui fa entrambe le cose, perché la fine fa intendere che ci sia un continuo, ci sarà un continuo a quanto ho capito, e lui diventa il cattivo, tra virgolette, tutto ustionato, tra l'altro il trucco fatto malissimo ma a dettagli, e così, cioè boom, te lo spiattellano là. Però ripeto, l'avevo già mezzo capito, già da quando c'ho avuto quella scazzata che parlava con Marian. Adesso, dopo questa dose di adventure, me ne torno a casetta. Adesso mi aspetta un po' di traffico. Siamo tornati, tra l'altro vi faccio vedere il mio outfit di oggi, che è molto swaggy. Vedete, questo è il maglioncino che ho comprato da Asos l'altro giorno, con scritto C'est la vie di New Look, che è molto molto carino e comodo. Anche questi pantaloni della tuta neri sono di New Look. Questo vabbè sono le Smith. Qui ci sono due pacchi, uno di Amp e quest'altro di BH Cosmetics, che avevo fatto un ordinino. E noi intanto apriamo i pacchettini. Praticamente sono capitata per caso sul sito di BH e mi ricordo che ho preso, mi sa, quasi tutte cose della linea Pro. Vi dico che in tutto ho pagato tipo 16 euro, una cavolata. Allora ho preso questo pennello, eccolo qui, che in realtà io pensavo fosse piccolo e non di queste dimensioni, ma comunque, perché io lo volevo piccolo per settare la zona sotto gli occhi. Poi ho preso questo prodottino qui, che per i truccatori è fondamentale, ed è l'anti-shine. Ne ho sempre sentito parlare di altre marche, non di questa, però l'ho trovato, ho detto sì. È un tubetto così e appunto dovrebbe essere un prodotto anti-lucido. Poi ho preso un applicatore in silicone per i glitter. Vedete? Fatto così a gola. Questo si usa proprio per i glitter soli, così non si vanno ad incastrare in mezzo alle setole. Non ne ho mai avuto uno nei miei mille e mille pennelli. E poi ultimo, ma non per importanza, ho preso questo a 2 euro. Cioè non scherzo, questo me lo ricordo chiaro e tondo. È una ruota di correttori per la correzione. C'era soltanto questa versione medium dark e non c'era la light, medium e bla bla bla, ecco perché veniva a 2 euro. Ed è appunto questa qui. I colori sono questi. Ed ora apriamo il pacchetto di Amp. Piccolo cambio di prospettiva. Una mattina ero su Instagram e ho visto delle storie di Amp che avevano messo i nuovi pop della wave di Harry Potter, che ogni volta mi distrugge. Cioè Harry Potter è finito da 10 anni e ancora sfornano pop. È una cosa incredibile. Ne ho presi soltanto 3, ma in realtà mi interessava anche Hermione in versione gatta della pozione polisucco e Hagrid con la torta, che vi avevo detto nel video del Black Friday. Però avevo già preso la versione di Hagrid normale, che facevo Hagrid e Hagrid versione torta. Cioè no, sono stata stupida
da io non aspettare. Quindi appunto ho preso questi, tra cui Edvige. Finalmente hanno fatto Edvige, ragazzi, dopo tutti questi animali fantastici mancava lei, che è il primo animale fantastico. Poi questo appena l'ho visto che sarebbe uscito ho detto no ragazzi, ciao, lo devo avere, anche perché di Ron ne ho pochi. Ed è appunto Ron con in mano la strillettera, non so se riuscite a vederla, ma è fatta troppo carina. Mancava lui, che è il barone sanguinario della mia casa Serpeverde, quindi dovevo averlo per forza. E questi qua dietro, a chi interessa, sono quelli della nuova wave di cui io ho Sirius Black Animagus, e appunto mi piaceva lei, Hagrid, anche Dobby. Per cena mi sto facendo delle zucchine con la cipollina, tagliate piccole piccole così si cuociono più veloce, e riso basmati. Non so se unirò tutte e ci metto pure qualche anacardo o le mangio separate. Alla fine l'ho mangiato tutto insieme. Adesso ve lo farò con voi un po' di previsioni, perché appunto tra un po' inizia la finale del GF. Ragazzi, addirittura adesso su Instagram hanno messo le note vocali. Questa è la fine, Giulia, mi sta già riempendo. Una finale senza parrucca per Ilari. Intanto, allora, la maglia mi piace, il pezzo tutto non capisco che cos'ha, ma vi posso dire che Signorini ha usato troppo ton bronzante. Questo è poco ma sicuro. Io scioccatissima, è appena stato eliminato Francesco. OMG, ma guardate che bella questa ripresa con l'alberello. Intanto qui ci sono io con le mie sexy babucce e il mio piede da genovefa, come dice Giulia. Lì c'è mia madre che dorme. Dovete sapere, ogni volta così. Cioè lei si stende, non è che guarda la TV, sta così. Ragazzi, strano ma vero, è appena uscita Giulia contro Andrea. Però mi dispiace che non abbia vinto lei. Vedete, chi va piano va sano e va lontano, e questi due sono la dimostrazione. Ragazzi, qui la cosa si sta facendo lunga. Cioè, è quasi l'una e mezza e non è ancora finito. Non accenna a finire. Io vorrei andare a dormire perché sono muy stanca. Quindi il vincitore di questo GF o Andrea o è Walter, lo commenteremo domani. Quindi rimarremo col dubbio fino a domani. Per ora, grazie per essere stati con me in questo vlogmas. Vi mando un bacione, ci vediamo domani. Ciao.